ragazzi, oggi recensiremo il Saint Seiya Microtex Taurus Noldebaran. Sulla facciata possiamo vedere il simbolo della serie Saint Seiya, bollino Toei Animation, posa statica del nostro Aldebaran, in trasparenza la costellazione del toro, varie scritte in giapponese, simbolo della serie dei Microtex, bollino che celebra il 40° anniversario della carriera di Kurumada, bollino Bandai, bollino Tamashii. Sul lato possiamo vedere una posa statica con le braccia conserte e la scritta Great Horn per il Sacro Toro, il suo colpo. Sul retro possiamo vedere varie immagini, una posa statica senza elmo, la miniatura del totem, una posa dinamica con le braccia aperte quando sempre per scagliare il suo per il Sacro Toro, varie possibilità per il volto, una miniatura con il volto ghost e un particolare con il volto che ride e le braccia conserte. Sull'altro lato possiamo vedere il particolare del totem. Apertura superiore. Sulla base vediamo le solite avvertenze in giapponese, il rimando al Tamashii Web, avvertenze in italiano e il simbolo della Cosmic Group, distributrice italiana. Questo è ciò che troveremo all'interno della scatola. Questa è la pagina frontale del libretto delle istruzioni. Una volta aperto, il libretto si presenterà diviso in tre sezioni. Nella prima sono spiegati gli elementi contenuti nel blister. Nella seconda e nella terza, le fasi di montaggio dell'armatura sul personaggio e una parte della fase di montaggio dell'armatura sul totem. Rigirando il libretto aperto troveremo l'ultima sezione di spiegazioni del montaggio dell'armatura sul totem, la pagina del retro del libretto con scritto in giapponese e rimando al Tamashii Web e di nuovo la pagina iniziale. Nel primo blister troviamo la figura principale, gli spallacci, le coperture per i bicipiti, la copertura per l'avambraccio, i cosciali, le ginocchiere, gli schinieri e i piedi. Le opzioni per il volto: volto ghost, statico occhi chiusi, dinamico occhi aperti, dinamico occhi chiusi. Nel secondo blister troveremo elmo, opzione per l'elmo corno sinistro tagliato, pettorina con pettorale, cambio per il pettorale, gonnellino, copre addome, coda del totem, scheletro del totem e opzioni braccia incrociate. Nel terzo blister troveremo 2 paia di coperture per le mani, 5 paia di opzioni per le mani, copertura per la schiena quando il mantello non è indosso e mantello.
Ecco l'armatura montata sul totem. Passiamo ad illustrare la disposizione dei pezzi. Qui abbiamo l'elmo, che costituisce il muso del totem. Lo spallaccio sinistro, il pettorale grande, che viene staccato dalla pettorina che troviamo subito sotto. La pettorina è montata al contrario, quindi la schiena della pettorina copre l'addome alto del totem. E su questo metteremo l'accessorio che va a coprire il buco sulla schiena per quando appunto non si usa il mantello. Le zampe posteriori sono costituite da copribicipite e copriavambraccio. Poi troviamo il copriaddome, il gonnellino, lo spallaccio destro e le zampe posteriori sono rivestite da cosciali, ginocchiera e schiniero. Per farvi capire meglio le misure, da zampa anteriore a zampa anteriore misura 10 cm. Dalla coda al muso ne misura 17 ed è alto 13 cm. Rimanendo in tema di dimensioni, ecco il Microtex Toro che misura 21 cm a confronto con il Microtex Leo Oce che ne misura un po' più di 18 e il Microt Pegasus V1 che ne misura circa 16. Ecco il nostro Aldebaran nella prima posa. Lo vediamo con le braccia aperte scagliare il Great Horn, in italiano per il Sacro Toro, che è il suo compo più potente. Questa è la prima modalità con cui può essere scagliato questo colpo, in quanto per esempio nel primo combattimento contro Seiya lo vediamo scagliare il Great Horn con le braccia conserte, una modalità che unisce l'attacco alla difesa. È il cavaliere della costellazione del Toro e prende il nome dalla stella più luminosa di questa costellazione, appunto Aldebaran. Lo vediamo per la prima volta nella saga del Santuario, nel primo combattimento contro Pegasus, appunto no Seiya, che da subito cerca di distrarre il cavaliere d'oro per far passare i compagni, Sirio, Andromeda e Crystal, che vengono però immediatamente atterrati da Toro e perdono i sensi. Dopo un duro scontro, Pegasus risveglia il settimo senso aiutato da Atena e Castalia
e combatte finalmente alla pari con Aldebaran e con un colpo gli taglia il corno sinistro. A questo punto Toro, colpito dalla forza e dal valore di Seiya e dei compagni, li lascia passare. Lo rivedremo poi verso la fine della serie, quando sale nelle stanze di Arles assieme ai reduci Cavalieri d'Oro e a Lady Isabel per fermare Gemini. Durante la saga di Asgard, invece, viene attaccato dall'asgardiano Mizar, che riesce a coglierlo di sorpresa ed atterrarlo. In realtà, successivamente, Aldebaran in ospedale racconterà a Castalia di aver facilmente evitato l'attacco dell'avversario, ma di essere poi stato atterrato da una sorta di ombra, che si rivelerà essere Alcor, che è il fratello gemello di Mizar. Successivamente, nella saga di Nettuno, troviamo notevoli differenze tra il manga e l'anime. Nel manga, Aldebaran affronta il generale degli abissi Siren, che dopo una lunga lotta usa la sua melodia per ridurre all'1% il cosmo del Cavaliere d'Oro. E quest'ultimo, per evitare tutto ciò, si rompe i timpani con le proprie dita. Gesto inutile, in quanto la melodia arriva direttamente al cervello. La loro lotta continuerà finché non giunge Atena, che si lascia catturare e condurre al santuario di Nettuno. In seguito appare mentre si consulta con gli altri Cavalieri d'Oro e quest'ultima è l'unica scena in cui si vede nell'anime invece. Infine, nella saga di Ade, mentre era intento a meditare su un fiore donatogli da una ragazzina, viene attaccato dallo Specter Niobe di Deep, che, approfittando della sordità del Cavaliere d'Oro, lo coglie di sorpresa e lo uccide. Una morte, tra l'altro, per esigenze di copione, in quanto Kurumada aveva bisogno gli rimanessero solo 3 cavalieri per scagliare la Atena Exclamation. Prima di morire, però, Aldebaran riesce a lanciare il suo per il Sacro Toro, Great Horn, e ferirà a morte il suo avversario, nonché a lasciare un po' di cosmo nella sua armatura per avvertire i compagni del pericolo. Il suo spirito tornerà poi per sacrificarsi alla giudecca. A nostro avviso è uno dei personaggi più forti e nobili d'animo della serie. Ovviamente è da sottolineare che abbia dei ruoli molto sfortunati nel corso della stessa e che quindi non riesca ad esprimere tutto il potenziale del suo personaggio. L'accessorio del mantello,
che a nostro avviso è il più grande difetto di questo Mid-Clotex. Come possiamo vedere, infatti, la lunghezza del mantello è stata lasciata invariata rispetto agli altri Mid-Clotex. Ma ciò che è stato cambiato è stata la dimensione dell'attacco del mantello, che è stata appunto incrementata. Questo incremento però ha fatto sì che il mantello peggiorasse nella sua mobilità. Infatti questa è la maggior ampiezza che può raggiungere. Mentre invece prima, insomma quella degli altri, è molto più ampia e può anche essere insomma spostata direttamente da un lato o dall'altro. Un accessorio molto particolare invece sono le braccia in modalità incrociata, che andremo ad utilizzare nella seconda posa. Ecco il nostro cavaliere nella seconda posa, con le braccia incrociate e l'elmo con il corno sinistro spezzato. Questo mitt è stato rilasciato in Giappone nel luglio 2014 ed è arrivato in Italia intorno alla seconda settimana di agosto. Il prezzo in preordine era 10.000 yen circa, un'ottantina di euro. Come gli altri Mid-Clotex, l'armatura è completamente in metallo, a parte alcuni pezzi della stessa, che sono appunto l'elmo, copri addome, coperture per le mani. In questo caso abbiamo posto l'accessorio delle braccia incrociate, che sono completamente in plastica. Normalmente ovviamente le altre braccia sappiamo che hanno i pezzi del copri bicipite e il copri avambraccio, che sono in metallo. Per quanto riguarda i difetti di questo Mid-Clotex, come già accennato, il mantello è un accessorio mal realizzato, inficia la stabilità della figure e inoltre è poco ampliabile. La mancanza di una chioma per quando il cavaliere ha indosso l'elmo lascia scoperto il retro del collo, il che fa intravedere l'aggancio tra il volto e il collo. Nell'anime, mentre gli altri cavalieri d'oro, quando indossavano l'elmo, avevano comunque una chioma molto appariscente, Aldebaran al contrario aveva una chioma poco appariscente. Questo però comunque non giustifica il fatto di aver lasciato uno spazio così grande dietro al collo quando il cavaliere ha indosso l'elmo. Potevano magari coprirlo con qualche ciocca almeno. Un altro difetto, giusto per essere pignoli, può essere il fatto della scala, della proporzione. Visto che è alto solo un centimetro in più del Toro Mid-Cloth classico, che è molto più alto rispetto agli altri cavalieri Mid classici, sarebbe dovuto essere più alto di quanto non sia, magari al posto di 21 centimetri, 24-25 centimetri. Ma è comunque un particolare sorvolabile, perché questo Mid-Clotex è realizzato in modo impeccabile. Per quanto riguarda i pregi, infatti, di questo Mid, a partire dal totem, che è molto imponente, assolutamente molto stabile e ben realizzato, e che dal vivo è molto più bello che in foto e in video. Per quanto riguarda i pregi del cavaliere, anche questo, a dispetto del peso, in quanto l'armatura è quasi tutta in metallo, come abbiamo detto, a parte i soliti pezzi in plastica, è molto molto stabile. Inoltre, la cosa che ci ha piacevolmente sorpreso più di tutte è stata il gancio che chiude la cintura del gonnellino, che è stato facilissimo da inserire. Quindi un gonnellino perfetto, ben realizzato e con un gancio che finalmente non è diabolico da inserire.
In conclusione, direi che questo è un mito che assolutamente non può mancare nella collezione di tutti voi. Grazie per averci seguito, ci vediamo nella prossima recensione.